A tutti, grazie. Cento candeline per Giuseppina Bevilacqua, Torre Le Nocelle festeggia la sua centenaria. Donna generosa, determinata, leale e caparbia, sacrificio, valori e lavoro sono stati i suoi cavalli di battaglia. Non fa troppo buono e roba. Signora Carmelina, cosa ha rappresentato sua mamma e che cosa le ha tramandato sua mamma? Rispetto, educazione e lavoro. Se lei dovesse ora inviare un messaggio diretto a sua mamma, cosa le direbbe? Tutto e niente, tutto nel senso, in una sola parola, che le voglio tanto bene. Che cosa ricorda di più di sua mamma, se mi dovesse restituire un'immagine? Che è stata una grandissima lavoratrice. Sua mamma ha fatto tanti sacrifici, se ne ricorda uno in particolare? Ricordi sono parecchi. Comunque lei è stata sempre una donna molto operosa, ha lavorato sia la campagna, ha accudito la famiglia, ha mantenuto il fratello di papà che purtroppo soffriva di depressione, lei gli faceva da badante, nonno, il padre di mio padre. Poi all'epoca non è che si viveva soltanto, diciamo così, di artigianato, ma bensì la terra, le bombole di gas di GPL che venivano, lei andava a fornire ai clienti portandolo in testa, ma non erano chili, erano 35-40 chili. E lei partiva, faceva 2, 3, 4 chilometri portandolo in testa. E andava carica sia all'andata che al ritorno, perché all'andata la portava piena, al ritorno si portava il vuoto.